Continua inarrestabile la corsa della NAF Nicosia, che anche nella 14ª giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie D, davanti al pubblico amico, si sbarazza facilmente della squadra palermitana delle Frecce Azzurre con il risultato di 3-0. Le pallavoliste palermitane hanno resistito solo due set. Il primo l'hanno perso per 26-24, lottando quasi alla pari con le padrone di casa, ma più per demeriti della NAF distratta in difesa e poco incisiva in attacco. Anche il secondo set, terminato per 25-22, ha visto prevalere le padrone di casa della NAF, ma le avversarie hanno anche in questo caso resistito fino all'ultimo, con una NAF in crescita. Nell'ultimo set, tracollo delle palermitane, giunte a Nicosia con appena 6 giocatrici. Il punteggio finale di 25-11, ottenuto in un quarto d'ora di gioco, parla chiaro. Nonostante l'assenza di Diana Ferraloro, capitano, simbolo e trascinatrice di questa squadra, la NAF ha portato a casa il sesto risultato utile consecutivo, tutti ottenuti con perentori 3-0, e consolida il terzo posto in classifica con 31 punti, segno tangibile che la società ed i tecnici con intesa Salvatore D'Amico hanno creato un gruppo solido con alle spalle tante giovani promesse. Il prossimo turno la NAF Nicosia affronterà fuori casa la capolista Volley Palermo. All'andata, sul neutro di Troina, il sestetto palermitano si impose per 3-0.